Consigliere, un'iniziativa particolarmente importante e simbolica, quella che avete scelto di fare qui in Consiglio Comunale, le chiedo di raccontare di che cosa si tratta. Si tratta di un posto occupato che viene tenuto costantemente in Consiglio Comunale e l'abbiamo già individuato, adesso anche affisso la locandina di questa iniziativa, che è un'iniziativa nazionale che serve a ricordare che lì poteva essere seduta una donna che invece è stata ammazzata, e quindi serve a sensibilizzare tutti noi su un tema così drammatico, una piaga sociale che è quella del femminicidio, ma anche a ricordarci che tutti noi consiglieri dobbiamo usare tutti gli strumenti che abbiamo per contrastare la violenza e quindi prevenire, agire sulla sensibilizzazione di tutte le persone che possono essere attori e attrici di momenti che contrastino, che sensibilizzano, che portino le donne a capire quali sono i momenti che già indicano una possibilità di violenza, perché gli ultimi casi che abbiamo avuto a Milano, per esempio, ci dimostrano che c'erano già stati episodi, come la statistica anche ribadisce, episodi di violenza nella loro vita affettiva, eppure non li hanno denunciati, non li hanno ritenuti abbastanza importanti per capire che potevano portare a una violenza più grande e purtroppo anche all'uccisione. Allora dobbiamo lavorare tutti insieme perché questa sensibilità sia diffusa nella città e come Consiglio Comunale avere un impegno costante, allora avere un posto dedicato a una donna che lì poteva essere seduta ci ricorda quanto dobbiamo ancora lavorare, nonostante l'importante investimento che l'amministrazione comunale ha fatto, perché noi abbiamo adesso una cifra enorme rispetto al passato che investiamo sui progetti della rete antimaltrattamento e antiviolenza, eppure ancora la violenza esiste. Allora è un impegno nostro costante, continuo, e di questo vuole parlare quel gesto simbolico che è un posto occupato. Senta, le faccio un'ultima domanda. Recentemente, durante la campagna elettorale americana, sono emerse delle intercettazioni in cui Donald Trump diceva: quando sei una star tu puoi toccare e palpare una donna come ti pare. Oggi questa persona è diventato il presidente degli Stati Uniti d'America ed è il capo della potenza, della nazione più potente al mondo. Che ne pensa lei di un uomo che ragiona così? Penso il peggio, e tant'è vero che c'è stata una manifestazione internazionale delle donne che hanno protestato anche contro questo atteggiamento nel linguaggio, perché anche il linguaggio può essere violento e soprattutto da un linguaggio così aggressivo e sessista possono poi nascere anche fatti fisici violenti. Allora è gravissimo che lui si sia espresso in questo modo, è gravissimo che questo atteggiamento non sia stato valutato con la dovuta attenzione, perché davvero è grave pensare che si possa parlare del corpo delle donne in questo modo. Allora per questo le donne si sono ribellate, per questo le donne sabato hanno marciato in tutto il mondo, e io credo che sia necessario ragionare anche sul linguaggio, e anche il linguaggio è un altro degli obiettivi che abbiamo come attenzione, quindi l'educazione nelle scuole che insegna a usare parole pensando a quello che dici e a quello che quelle parole significano, ecco, è un'altra delle azioni importanti che dobbiamo sostenere tutti insieme.